Ciao a tutti ragazzi, come state oggi? Come potete vedere, mi state vedendo in faccia e lo so, è un evento veramente storico. Vi chiedo scusa perché sono struccata, ho i capelli un po' alla cavolo, ho una felpa con sui dinosauri non stirata. Già. Beh, non siamo qui per questo, visto che molti di voi desideravano rivedere la mia faccia, posso capirvi, effettivamente è bellissima. Oggi ho deciso di fare sia un vlog sia recensire la Kawaii Box di questo mese. In realtà non ci sto più capendo niente con le Kawaii Box perché ora arrivano prima, quindi penso che questa in realtà sia quella di febbraio e non quella di marzo. Oppure quella. Boh, io adesso scriverò fottendomene altamente che questa è quella di marzo perché mi è arrivata adesso e siamo a marzo. Però se non è così e siete più intelligenti di me, avete capito perché non capisco mai niente, scrivetelo nella descrizione, non modificherò mai il titolo e l'immaginina di Facebook perché sono pigra come poche altre cose al mondo, ma dalla prossima Kawaii Box spero di fare le cose in maniera giusta. Come potete notare, forse voi no, ma io sì, lo noto tantissimo, parlo con la bocca molto storta. Uso di più questa parte della bocca rispetto a questa e ho un dente più alto e uno più vecchio. Infatti ho un apparecchio che sto portando adesso alla veneranda età di 25 anni già, ma grazie a Dio è trasparente, quindi non si vede molto. Ma è il motivo per cui parlo stussa così. Comunque questa è la solita Kawaii Box, che sempre arriva un pochino distrutta. Comunque l'aprirò, ma visto che non potrete vedere gli oggetti benissimo perché la sto aprendo io in mano mostrandovela così, poi farò anche una foto degli oggetti. Spero di averne abbastanza voglia comunque. Quindi apriamola. Dovrei tagliarmi la frangia, quindi mi sposto un po' i capelli con questo gesto molto L'Oreal e intanto è caduto qualcosa. Fantastico. Arriva la solita cartolina, la sua parte scritta a penna, ma è un gioco di parole, comunque sempre scritto a mano. E adesso vediamo cos'altro c'è in questa Kawaii Box. Appoggiamo qui la cartolina. E sarete felicissimi perché c'è un nuovo popping cookie molto molto semplice, ma quindi in questa Kawaii Box che so che molti di voi hanno ordinato c'è un popping cookie che farò quindi domani o dopodomani, che si chiama Neru Neru. Non so assolutamente cosa Neru Neru significhi, comunque la guarderemo meglio perché sicuramente lo cucinerò. Comunque eccolo qui, sempre super cute. Ed è il gusto grape, ragazzi, quindi gusto uva. Evviva, sono felicissima! E domani penso che lo cucinerò solo per voi. Se volete, scrivetemelo sempre nei commenti. Quindi ora, grazie alla magia del montaggio, eccolo qui. Ecco una foto più carina di questo Neru Neru. Sono davvero felice perché molti di voi hanno preso questa Kawaii Box e un sacco di voi volevano provare un popping cookie e grazie a questa Kawaii Box ne potrete provare a fare uno voi stessi. E quindi, yuhu, sono felicissima per voi. Yay! Bene, primo regalo fantastico, andiamo avanti. C'è questo che non capisco esattamente cos'è. Ho acceso una delle mie luci da studio, ora dovreste vedere meglio la mia faccia. Che fortuna, direte voi già. Ci sono dei cubetti visti così, ma non penso che siano dei cubetti. È un braccialetto, vedete? Tutto a cubetti colorati. Sembra una di quelle cose che magari è fosforescente. No, decisamente no. Questa che sentite è la mia vicina, che ovviamente ha deciso ora di pulire il pavimento. Intanto lo indosserò ed è comunque carino. Molto coloratoso, molto estivo e primaverile. Wow! Poi abbiamo questa spilla, che spero che la mia camera metta a fuoco. Come potete vedere, ha sopra un lollipop ed è fatta di una sottospecie di stoffa. È per i capelli. Io sinceramente non la metterei in testa, ma sono sicura che magari qualche fan della moda decora giapponese, sì, quindi. Come vi sta, ragazzi? Spero che quindi mi doni. Poi ho trovato un. Non so che animale sia. È questo, non so che animale sia, un raccoon. Viene da dirlo in inglese, un procione, forse, non lo so. Comunque qui vedrete la foto migliore. E sì, è da attaccare come al solito alla vostra borsa, ma è abbastanza bruttino in realtà. Quindi dubito che lo attaccherò alla mia, ma in ogni caso questa per ora è la cosa più brutta, assieme a questo che ho trovato nella Kawaii Box. Però là solo il popping cookie si salvava. Ah no, anche il braccialetto, mi ero già scordata di lui. Poi abbiamo un Kit Kat, che è un gusto giapponese, quindi adesso vi dirò anche quale. In realtà questi Kit Kat vengono venduti in Giappone in delle scatole enormi e poi voi potete regalarli a qualcuno. Infatti qua c'è uno spazio, vedete, molto piccolo per scrivere una dedica.
È strano perché si chiama 24 ore, semplicemente al matcha, quindi al tè verde. Io adoro qualsiasi cosa che abbia il gusto matcha, cioè tè verde, quindi me ne mangerò uno. E adesso mi vedrete impazzire perché io adoro queste cose. Si è un po' sciolto durante il viaggio, quindi comunque vi lascio, ve ne lascio uno per fare la foto. È matcha e caffè. Ora tutto ha un senso. La cosa che mi manca di più del Giappone sono le cose al matcha. Comunque eccovi qua una foto per vedere meglio. Ovviamente è aperto perché ne ho già mangiato uno. E per la mia immensa felicità, una matita. Forse avrei dovuto avvicinare un po' di più la telecamera, ma se no mi si vedeva solo la faccia, non aveva molto senso. A scatto, che ha in cima questo orsettino molto carino, che è dentro un cupcake ed è rosa. Quindi forse un dolce, non è un orso. Super super carine, sapete che io adoro queste cose. Eccovi qua la foto migliore. Poi c'è una gomma poi sciolta di Hello Kitty. Eccola qui. Forse arrivano altri personaggi Sanrio, perché sapete che le kawaii box variano un pochino l'una dall'altra. Io ho beccato Hello Kitty, ma magari ci sono altri personaggi, non so. Scrivetemelo qua sotto se avete preso una kawaii box anche voi. E non c'è nessuno squishy in questa kawaii box, ma c'è questo dolcetto che sarebbe al cioccolato alla fragola e al cioccolato fondente, immagino, da attaccare alla borsa sempre o alle vostre chiavi eccetera, che ha un odore di plastica incredibile. Vi sconsiglio di annusarlo, se no vi ammazza sul colpo. E anche questo non so esattamente che cosa me ne farò. Sono quelle cose che, come dico sempre, faccio regift, cioè le regalerò a qualcuno. I miei amici più cari, che seguono anche le mie recensioni, lo sanno, perché gli ho detto: ragazzi, eccovi un pacco di regali. E loro: ma sono tutte le cose che hai trovato nelle kawaii box che ti facevano cagare. Io: esattamente. Già, che bella amica che sono. Comunque andiamo avanti. Questo è davvero carino, perché sono due chopstick, cioè due bacchette di bambù, quindi riutilizzabili, con sopra due panda. Come sono carini! E io che ho il Parkinson, ovviamente, e ovviamente non metterà mai a fuoco, quindi eccovi una foto reale di come sono. E sono utili perché sono riutilizzabili, quindi magari potete usarle quando mangiate giapponese a casa o cinese, insomma potete usarle sempre e sono lavabili, quindi questa è una cosa utile. Per la mia felicità, ovviamente, ci sono degli stickers. Spero che stia mettendo a fuoco perché non vedo niente. E si chiamano Nostalgic Stickers. Dovrebbero ricordare, non so, il vintage. A me non lo ricordano, però sono super carini. E come al solito sul retro consiglia di usarli per decorare le vostre lettere, le vostre cose, attaccarli in giro e bla bla bla. Io colleziono stickers, quindi non posso essere più felice di così. Un altro astuccino che ha tema galassia dietro, e io sapete amo l'universo, la scienza eccetera, ma odio che ci sia in mezzo un triangolo e ci sia scritta questa frase senza senso. C'è scritto: Sea is the upside down sky. Il mare è il cielo al contrario. What? Insomma, la solita frase senza senso all'asiatica. In sé è un astuccino, gli astuccini possono servire sempre. Insomma, no, non è vero, lo regalerò a qualcuno. Qualcuno che sta vedendo questo video. Ultimamente anche chi compra oggetti da me dalla mia pagina Facebook si becca sempre dentro qualcosa che ho trovato nelle kawaii box. Anche voi quindi potreste essere condannati a ritrovarvelo dentro uno dei vostri pacchi. Ciao. Ultima cosa di questa kawaii box è un travel tag. Per chi non lo sapesse, un travel tag è una di quelle cose che si devono attaccare al vostro bagaglio, magari a mano, al vostro bagaglio, mettete in stiva, sono quelli dove scrivete il vostro nome e il vostro indirizzo, così qualche anima pia forse vi restituirà la valigia. Io in tutti i miei viaggi che ho fatto in tutti questi anni non ho mai perso la valigia, quindi la prossima volta la perderò sicuramente, perché me la sono appena tirata mentre sto ancora cercando di aprirlo. È a forma di diamante, è tutto squiscioso perché ovviamente durante il viaggio chissà quante ne gliene darebbero. Qua dietro c'è un pezzettino di carta dove inserire il vostro contatto telefonico, di dove vivete, eccetera, eccetera. È attaccato a questo elastico, quindi dovrebbe essere abbastanza resistente, mi auguro. E eccovi la foto, comunque. Ed è carino e utile, quindi questo penso proprio che lo terrò e lo attaccherò alla mia valigia. Lo sconto per avere sul store della Blippo, che sono quelli che hanno creato la kawaii box, ormai lo sappiamo a memoria, alcuni oggetti, e poi la cartolina della kawaii box.
Le cose più belle secondo me di questa Kawaii Box sono sicuramente il popping cooking, perché tutti voi e anch'io sono sempre felicissima di farli, e so che molti di voi sognavano di farli. La matita, almeno secondo me, gli adesivi, ragazzi, gli adesivi e le bacchette. Queste sono le cose più carine secondo me di questa Madonna perdo tutto di questa Kawaii Box. Secondo me sono in assoluto le più carine. Questi erano anche messi al contrario, fantastico. Mentre invece il resto, come al solito, è un po' pointless, ma ok, si possono sempre riregalare. Chiudo con questo video che ora monterò e spero che questa Kawaii Box vi sia piaciuta e che questa recensione con la mia faccia vi sia piaciuta. Fatemi sapere sempre nei commenti se preferite la vecchia versione della recensione della Kawaii Box o questa nuova versione dove vedete la mia faccia. Io spero sinceramente l'altra versione, perché la mia faccia non è il massimo della vita. Vorrei che voi nel vostro immaginario collettivo continuaste a pensare che io sono bellissima.